di una proprio, cioè, un buon buon e tra l'altra nella quale faremo partire in live, ovviamente non mi metto a stallare una store free, e utilizzerò il mio desktop, la messa di base reale, diciamo, come client, e vogliamo fare qualcosa così. Vi dico subito come a Polo Polo abbiamo realizzato questa virtual machine. Gli abbiamo dato un giro di RAM, giusto per stare tranquilli, perché stiamo parlando di virtualizzazione, non è che volevo dare 5 e 12, proprio. Anche perché il contratto lo permette, avere 8 giga, questo permette di dare il mio. Come storage ha creato due dischi virtuali, uno nel quale ufficialmente dovrebbe essere installato il sistema operativo per forma 9 strade, cioè non abbiamo tempo solo per questo, di 2 giga, e un altro disco, diciamo, virtuale sempre di 5 giga, che dovrebbe simulare il mio disco da storage, cioè il mio disco di storage. Ovviamente non faremo RAID, poi faccio questo qua, non funziona. Come networking per realizzare questa Maradan, ci siamo inventati un bridge da Dante per fare in modo che funzioni, nel senso che come bridge, in modo che, diciamo, la macchina virtuale e la macchina reale possano comunicare tra di loro. Utilizzando la wireless, perché siamo connessi realmente alla rete wireless di Luna e la condividiamo virtualmente con un accroppo, che è un accroppo, però dimostra anche quanto è pensabile questo sistema, perché non è detto che devi avere per forza un hardware realizzato apposta. Se io già ce l'ho, il mio cliente già c'è il suo server e l'hardware me lo consente, lo posso anche virtualizzare. Non devo comprare niente, non devo andare a scavare nemmeno in cantina se c'è un pezzo computer da utilizzare. Virtualizza. E quindi, diciamo, questi sono gli approcchi che almeno abbiamo fatto. Ah, ovviamente alla partenza, come boot, c'è questo driver ottico virtuale nella quale è stato caricato. La massima qui, allora, come dicevo prima, la nomenclatura con la tabella, questa qui, ecco, sono di questo tipo qua, i nomi delle ISO o delle IMG in genere. NAS for free, vabbè, si capisce che cos'è. Poi c'è l'architettura sulla quale voglio utilizzare, in questo caso sotto la seconda a prendere tutte. Poi c'è il tipo di installazione che intendo effettuare. 9.2 in realtà non è la versione proprio della versione di NAS for free, ma è la versione FreeBSD sulla quale si appoggia quella versione di NAS for free. Cioè, se domani esce per esempio FreeBSD 9.5 e verrà realizzata una distribuzione di NAS for free a partire da quella distribuzione, che è una 9.5 che indica, diciamo, la base. La vera versione sono in uno di due successivi, lo 0.1, e gli ultimi tre indicano la revisione. Quindi abbiamo caricato nel driver virtuale della mia macchina virtuale questa immagine ISO, che è la Live GTX 86, questa roba qua, per effettuare il boot. Ora va, perché due sono avanti. Fai il suo bel boot, ci metterà qualche secondo. C'è una cosa che devo dire. Ovviamente simulando l'effettiva velocità
possibile non usare l'IPv4 ma usare l'IPv6? Assolutamente sì. Quindi in una casa se faccio l'IPv6, in una casa, una casa mia, una casa, una casa di l'IPv6, ma non si sente la serie casa, ma non ci vedo, quando manca ti porta a farlo vedere, ma si può la vedere. Diciamo che a questo punto il famoso modo di sponest, no, non è vero, perché abbiamo bisogno ancora di configurare quale periferica di rete utilizzare, quale scheda di rete, diciamo che questo è più importante. Già su questo è stato quello 2, una wireless e una workout. E quali indirizzi qui assegnare a quella periferica, dopodiché il modo di sponest. Questo è il menu di input, uno per configurare l'interfaccia di rete. Facevo appunto di questa scheda di rete che si chiama M0, questo non è Carles, sta pure in atto, la vuoi utilizzare? Sì, la vuoi utilizzare, ok. Vuoi procedere? Sì. E lui adesso si è preso quella scheda di rete come sua scheda di rete di comunicazione da esterno. Il secondo passo successivo da fare subito, punto 2, la configurazione degli indirizzi qui di questa scheda di rete da assegnare. Dicevo utilizzare il DHCP. Tecnicamente, generalmente io farei no e mi vado a scrivere manualmente qual è l'indirizzo IP di 4 a segnare. O lo facciamo in così. Diciamo per casa mia voglio dare il 5. Mi chiede anche che tipo di sottorete voglio utilizzare. E mi dà le famose bit, ovviamente. Non è problema. E ovviamente 255.255.255.0 risponde a 24. Se era diversa, vuole anche l'indirizzo IP dei gateway, perché anche la comunicazione ovviamente verso internet è necessaria. Diciamo a casa mia c'è lui della valigia, che è questo qua. Se c'è oggi un server di un DNS, cioè, l'indirizzo di un server DNS ce lo metto, altrimenti quello è tutto. Ma più che bene. A questo punto mi chiede se poi configurare con indirizzi IP di 6, perché se no tutto questo ambaradano sarebbe stato completamente infattibile a casa di una mia. Le aziende grandi non ti serve, vabbè, posso dire no, che non ci interessa, altrimenti sì, metti gli indirizzi IP in versione 6. A questo punto dice ok, hai accesso alla web UV utilizzando questo indirizzo. In realtà non è vero adesso, lo stato attuale, perché la famiglia di indirizzi IP sulla quale siamo appoggiati l'università non è questa. Quindi se vado in un browser e dico che l'indirizzo mi risulta fuori, quindi facciamo una configurazione di HTTP. Aspettiamo qualche secondo che ottiene dal server dell'università su indirizzo IP e sarà l'indirizzo IP che utilizzeremo per accedere, per configurare, per comunicare, per parlare. Spero che non avanti. E ce lo appuntiamo, in questa fase 167.119.152. A questo punto veramente non ci serve più il mondo, il mouse è testo vicino a questo stallato, cavoli tu. Lo lasciamo ovviamente nelle esecuzioni. E ci apriamo. Questo adesso è un client qualsiasi connesso alla rete, per esempio. O anche eventualmente esterno, se non configurato una NAT, eccetera eccetera. Ma andare su NAS. Adesso tutta la università può andare su questa NAS che stiamo creando. Se ci mettiamo 100 punti vicino a questa parola, 19.152. La prova del 9 è qui, ragazzi. Password è NAS for free.
cambiare tutta la porta da 80 a un altro numero di cemento. Ma anche perché nel caso dovessimo attivare due controllori sulla stessa macchina, anche lui userà il default della porta 80. Quindi richiamando quelli di IP non so cosa succederà. Forse lascerei più l'80 per web server. Classico, ovviamente. Intanto ci fanno cambiare la testa. Richiamiamo la porta, c'è la possibilità di cambiare la linea. Una volta per sbaglio ho cliccato il giapponese e poi ho fatto che non ho cambiato più l'ora, dovevo installare il sistema. Non sono più riuscito ad arrivare. Non è vero, è fatto. Italiano. Possiamo creare anche un host name la quale raggiungere il nostro dispositivo anziché a lui attraverso la soluzione di ZB, attraverso il nome. Il dominio. Il DNS, questi qua io li ho scritti. Ah sì, questi qua sono i DNS ricevuti sempre in DHCP, fate il DHCP dell'università. La configurazione come gateway di IP0 che fare per qui. Scegliamo, possiamo scegliere la zona, non siamo più uno. C'è qualche ospite? C'è qualche ospite? Stavo guardando il cellulare e avevo visto. Sarebbe andato solo. Tanto dove andiamo a passare, non andrò la configurazione. Vediamo che subito, senza neanche riavviarci, tutte le nostre modifiche alla configurazione vengono rese disponibili. Tutte. Non si riavvia mai. Tanto è che c'è questo che vogliamo esercitare solamente dalla lingua. Che è la cosa più banale. Ma anche se avessi messo porta 254, l'ho fatto salvo. Avete scelto tutto e 54 per le tracce, ovviamente l'altro passo fondamentale sarebbe quello di cambiare il password di accesso, a parte username ma anche il password. Ovviamente non lo facciamo. In sistema adesso che diventate italiano questa tabella è più facilmente leggibile. Vediamo che ci dice subito il nome host e il dominio. Vediamo quale versione. La 9.2.0.1 e la lezione. La data di compilazione di questa cosa, la piattaforma BSD di base, ci dà qualche informazione di carattere hardware. Il sistema ovviamente non ha la codice del tuo box, ovviamente, questa parte di un'altra abituale. Ci dice da quanto tempo è in esecuzione il sistema. Tutto il sistema. L'utilizzo della CPU aggiornato ogni 5 secondi, quindi nel momento in cui viene effettuata una richiesta di connessione a una risorsa, quella banda si riempie. Quanto memoria sta utilizzando? Dei 775 disponibili, perché è vero che io ho allocato un giga sulla macchina virtuale, ma meno. No, meno niente della scheda di. Forse è andato un po' più troppo, però comunque c'è condizione la scheda di. Comunque la costata attuale, la firma sta con il 4%, quindi il 4% di 775 è 30 metri, e quindi abbiamo così del 56 stiamo bene. Stiamo al limite per questo problema, però gira così. Ci fa anche delle statistiche di carico medio e nello spazio utilizzato. Allora, salvo PS dice UPS disabilitato, perché non ho UPS collegati o comunque non sono UPS che fanno capo a quel lavoro di cui prima si chiamava NUT, che se network UPS NUP, che serve appunto per il suo stato di senso del tempo. Ma quello che salta su dagli occhi è che spazio utilizzato, messo in disco configurato. Perché noi effettivamente
12 ore di prima, dopo quanto tempo devo andare a stemmare il disco? Questa domanda la voglio non riesco a rispondere, ragazzi, non lo so. Il disco se sta sempre in funzione del misero per lì, anziché ricoverarlo non importa. Qualcuno dice no, questa attacca è stacca, attacca è stacca, non fanno altro che peggiorare il danno. Non lo so. Ma c'è uno scheduling per orari? Sì, però un lungo tempo, ad esempio. Anche due volte al giorno. Per qualcuno è troppo, questo disco si deve aiutare. Lo smartphone comunque ti dà un limite di attacco e stacca, non lo insegna attivo. Esatto, ma ti dà un limite proprio perché per qualcuno attaccare e staccare è peggio che tenerlo sempre acceso. Non lo so. Comunque, eventualmente avete fatto la vostra prove, siete informati, potete selezionare un tempo oltre il quale il disco va in stand by se non vengono più effettuate richieste. Cioè non è che sto vedendo, sto facendo la cloud di un file, cioè quasi di niente. Forse è questo quello che ci lo sai? C'è un sistema di management avanzato, però non mi sono mai fissato su questi livelli. Perché una bolletta non va via. E due, ho sempre dato per buono le notizie che dicevano che attaccare e staccare faceva più male che me. Questa è una funzionalità per visualizzare, per fare un attimo un cerchio di disco a livello acustico. Significa che assentendo i rumori provocati sia dalla rotazione del disco sia dal movimento che destino del disco, si dice che è stato stai visto. Se hai esperienza, non è che tu sei una persona di loro lancio, senti. E tu colisci. Non lo so. Ma chi scasa, un casino della Madonna. Sì, quello significa semplicemente prima che non però. Stai scritto. Ma poi non però. C'è lo smart, se lo attiviamo, vengono a generare. Cioè, in realtà non è che vengono generati dei report, ma va a leggere le report del disco. Il file system formattato, questo è importante in fase di montaggio del disco, perché potrei voler montare dischi già, non solo già formattati, ma già che contengono dati, e quindi non voglio assolutamente formattare. Se metto un formatted, lui lascia in sospeso questa cosa della formattazione del disco e vorrà che io domanderò dischi formatta a scegliere quale file di sistema, con quale file di sistema voglio formattare e mi è formattare effettivamente il disco. Altrimenti se già so quale file di sistema c'è sul disco e non voglio assolutamente per le dati che ci sono, scelgo semplicemente quale file di sistema c'è sul sistema. Attualmente ho formattato il disco, abbiamo visualizzato prima, l'abbiamo appena comprato. Qualsiasi passaggio facciamo, modifica, c'è sempre un'unica modifica, altrimenti quello che abbiamo fatto è tempo perso. E me l'ho aperto con questo webbing qua sopra. Comunque come vedete nel mio faccio c'è il programma del backend. Applica modifiche. Se adesso vado sulla mia schermata iniziale, formato, dice ancora che il disco non è messo in disco configurato. Si chiama Pippo, raga. No, non lo so, no, dice messo in disco configurato, se fatto che già riguarda, c'è tutto scato. Questo qua è il password. C'è un bug. C'è un bug, l'altro non è un bug, è un perform bene. Il sistema non è sicuro. Eh? Il sistema non è sicuro. Grazie, amore. Ah, Pippo, si chiama Pippo, proprio no. Dice messo in disco configurato, perché non abbiamo ancora niente, semplicemente fra tutti i dischi che avevate quale il disco successivamente va formattato e qua dice ah poi dici puoi formattare e devi assegnare solo uno, e questo qua no, sicuro, sì.
Ah sì, ma vedevo lo zero, capito? Con quale file system? Di default quindi vuole questo qua. Al massimo questo qua. Per generare poi dei pool, ma sono cose assurde. Cioè gestire un file system ZFS a livello di configurazione iniziale è morire, però dopo non c'è tempo finire. Allora no, vive, cresce, si autogena, si lava da solo, fa tutto da solo, veramente una lezione dopo zero. Però i conto sono due. Hardware ci vuole un po' di hardware di CPU ed è dura configurare, ma ci vuole poco tempo. Quindi abbiamo deciso di formattare 16 QFS, possiamo darci un pochetto meno. Possiamo decidere il minimo spazio libero quando deve essere prima che il disco diventa come saggio. Possiamo attivare questo formato avanzato che formatta i settori da 4 byte. È più veloce, molto più veloce. A parità di sistema, di configurazione, di rete, di guadagni quasi proporzione 1 a 1,5, quasi una volta e mezza più veloce. Potremmo volere in fase di formattazione, non faccio la LPR se è il caso quello che stiamo facendo è una formattazione fiscale. In realtà no, formatta disco. Sei sicuro? Non sto accettando questa formattando. Mi ha formattato il disco, ci faccio del resto no. No, sta qua formata. Mi genera questo report tutte le cose che ha fatto e alla fine dice ok, formattato. Adesso non disco da 5.5 da poter montare, forse neanche dice ancora non configurare. Ti ho detto qual è il disco, l'ho formattato, dai da l'acqua della gelata, sta con te. Il disco deve essere montato, classicamente montato, quindi dobbiamo scegliere un punto di montaggio. Quindi dischi mount più. Qual è il disco? Cioè, che tipo di volume stai montando? Sto montando un disco. Qual è il disco? Questo qua. In che modo vuoi montare la partizione? Mi facilita anche quale partizione voglio, cioè che tipo di partizione voglio utilizzare. E mi dà anche degli aiuti. Dice partizione FCPT, se vuoi montare un disco formattato CPT. MBR per montare un disco formattato UFS, se no abbiamo montato UFS. Ci potrebbe essere presente più partizioni di un disco, quindi dice quale partizione vuoi montare. La nostra base è un'unica partizione da 5.5, quindi la partizione 1, fare il sistema utilizzare UFS. Obbligatoriamente abbiamo anche dal punto di mount che andrà in slash MNT slash flux. Descrizione opzionale. Potremmo anche volerlo montare in solo lettura. Potrebbe essere comodo quanto ovviamente, perché montando in solo lettura neanche il super radio, il super radio può scriverci. Zero, completamente nessuno al mondo. E potrebbe essere comodo quando si montano dischi già formattati, già quando erano dati. Ovviamente, altrimenti non lo puoi andare no? Se già lo viene dato, lo puoi montare in solo lettura, da chiunque. Questo è una funzione che disattivo quasi sempre, perché non serve una cifra. In realtà serve a fare un controllo di coerenza ogni attivo. Abbiamo detto che non serve, sta sempre appicciato. Il problema qual è? Che se si spegne per cause innaturali, serve, tipo mancanza di ordine, e poi si riavvia, cioè lo riaccendiamo, potrei voler fare un controllo di coerenza. È un po' più lento ovviamente l'avvio, anche nel caso non deve, perché prima di partire deve fare questo controllo. E qua posso andare a settare le restrizioni di accesso. Per proprietario ci sono già i default dei proprietari e dei gruppi creati. Dopo vediamo come poter creare altri personalizzati. E diciamo per ogni categoria, proprietario, gruppo e altri, in che modo deve essere accessibile questa condivisione che stiamo realizzando? Allora diciamo che il proprietario può leggere, scrivere ed eseguire. Un gruppo può leggere, cioè non un gruppo, il gruppo web, o il gruppo, non so, ci sta a pagina,
file del MP3, ci faccio doppio clic per eseguirlo, che si potrebbe aprire il nostro lettore multimediale. Se io il file, cioè non lo posso eseguire, non lo posso eseguire, posso soltanto leggere. Così per i gruppi e così per altri video. Altri utenti significano che non sia né proprietario e né un utente appartenente al gruppo. Ho sbagliato qualcosa. Che buon... Ah, sbagliato tre volte sì. Ok, applica me. Se vado in sistema, vedo che adesso c'è un disco. Questa è una dell'etichetta, dimensioni totali, usato, faccio qua e adesso non riesco a scuola, posso scrivere infatti, scusate, un'altra cosa importante, che la scoprì al suo interno, sempre tramite interfaccia quadrata, ha un editor, sia un editor di file che un gestore di file, mi chiede la password che non abbiamo cambiata, eccolo qua, questa è la radice del mio disco di sistema, disco di sistema, ovviamente. Se andiamo in MNT troviamo il punto di montaggio di prima, abbiamo la class, con tutti i permessi. I permessi sono tre terzi, più un bit iniziale, che mi, cioè un byte iniziale, che mi dice che tipo di risorsa è, vista per diretto. E gli altri tre mi indicano i permessi, rispettivamente i primi tre per il proprietario, gli altri tre per il gruppo e gli altri tre per gli altri fuori. R sta per ring, quindi è un chip, quella per il proprietario in questo caso. Estrimibile, dobbiamo curare, e sta per eseguire. Tutte e quattro. Praticamente questa cartella FLAX è accessibile a chiunque. Chiunque la può leggere, chiunque la può scrivere, chiunque la può eseguire. Se per esempio voglio dire no, che il pubblico non deve scriverci, ma se semplicemente voglio richiedere un punto a pubblico, scompare. Il trattino indica che quella proprietà non è assegnata a quel gruppo. Infatti è scomparsa doppia. Adesso proprietario e il gruppo possono leggere, scrivere ed eseguire, gli altri possono leggere, non scrivere ed eseguire. Banalmente. Possiamo accederci e vediamo all'interno, ovviamente troviamo già dei file diretti di sistema. C'è l'opzione di non pagarci, crescita di non pagarci, ovviamente questa qua non è. No, questa è una di proprio. Va bene. Quando abbiamo una nuova risorsa iniziamo a rendere una directory e un file che iniziano per punto. Iniziare per punto significa che sono file di sistema nascosti, cioè la questione di nascondere se sono file di sistema nascosti quindi iniziano da punto non mi fa vedere. In questo caso il nostro sistema vuole dire che ha una spesa che un file da 32 megabyte a testa, no? 32 megabyte di testa sta. Ho quasi paura di sì, no, mi lascia stare, lascia passare la pizza, se eravamo tutti uomini, sì, ma secondo me se eravamo e non accettavamo anzi, ma vuoi fare una cosa? Thank you.
non abbiamo attivato ancora nessun protocollo di comunicazione in rete, né della lettera di trasferimento quale, niente, non abbiamo una massa. Quando è il Bitcoin? Tocca. È interessante. È tra l'altro bellissimo perché fisicamente non è un programma installato su una macchina, un computer, e tu ci devi accedere da quella macchina. È gestibile sempre tramite interfaccia web, per cui da qualsiasi punto è connesso al mondo, posso dire, sono a New York, di nuovo, posso caricare il suo... E poi il computer sta qua, però non è un problema che tutti devo prendere, perché non è importante. Oppure meglio ancora, sto dal tablet, sto dal smartphone. Ma fatto il nostro amico, vai, inizi il video dal tuo sistema e da interfaccia grafica di chiunque scaricare questa cosa. È bellissimo. Un problema che tu si trova, se però ci interesserebbe qualcosa. Ci interesserebbe. Farò sì che adesso per fare in modo che questa condivisione. Per fare in modo che questa condivisione sia accessibile dall'esterno, ovviamente dobbiamo attivare almeno uno dei servizi. Protocolli di rete, attiviamo per esempio CIFS SMB, meglio noto con nome di stampa. Innanzitutto abilitiamo i servizi, abilitato, cioè, a livello di autenticazione, come stiamo messi? Diciamo no, ma può autenticare, se tutto un bagno, accetta anche l'anonimo. Step by. Dice ma questo è un protocollo, dice quale è il protocollo stampa utilizzare, SMB2 o NT1. Poi ci sono dei nomi strani, non capisci, non so cosa sarà il nome XP, ma forse è un emotico XP. E dice, vabbè, alcuni sistemi un po' vecchiotti sono più compatibili con NT1, non creano meno problemi, qualcuno più nuovo SMB2. Si chiama Azzore, attualmente 8.0, 68 di voi si lasciate accennare, crea un casino della moda su nuova strada mai, però usa SMB2. Vuole anche il nome di BIOS, il workflow che verrà mai da utilizzare sotto client Windows, che funzionano e funzionano bene, stranamente, e tante altre cose non diciamo obbligatorie. Ci sono tante bellissime situazioni, tra cui ci dovrebbe stare una che mi dice. Abilita, no, non c'è, va bene, ok, salva, giustamente, questo protocollo SMB2 non accetta connessione anonima, se è obbligatorio logare, e lui mettiamo NT1 che invece l'accetta, ok, adesso c'è la scheda servizi, perché non sono servizi, c'è la lista di tutti i servizi attualmente installati, sulla macchina e ce li mette sotto forma tabellare perché ci dice il nome del servizio, lo stato, se c'è, se è abilitato e in che stato versa. Noi abbiamo abilitato S-Samba e sta anche in esecuzione, quindi se andiamo da non lo vediamo lo stesso, cioè meglio lo vede per vuota. Lo vede per vuota perché non abbiamo ancora condiviso nulla. Non abbiamo ancora deciso quale risorsa. Cioè, allora, noi abbiamo realizzato una condivisione gigante, tutto partito. Ma non è detto che io voglia condividere tutto con tutti i servizi. Allora, la macchina, il sistema operativo è pronto per condividere la partita. Ma servizio per servizio devo scegliere quale risorsa condividere con quel servizio. Quindi il nostro servizio SAMA non ha condivisione attiva attualmente. Zero. Cioè io della condivisione artista del sistema operativo, ma soprattutto non condivisione niente con SAMA. E invece adesso ci aggiungiamo una condivisione che la chiamiamo 5, no? Commento obbligatorio. Parte del like. E vuole anche il percorso. Dice questa cartella che deve già esistere, cioè hai creato una precedentemente o creare una. Dice qual è questa condivisione che
sia la I5, perché non porta la modifica, non porta, non porta lo stesso nome della cartella modifica. Cioè, la cartella si chiama Plus, ma non è una modifica di Apple che si è messo. Ok. Posso montare, posso condividere solo che uso. Posso impostare se una risorsa, diciamo, navigabile attraverso browser. Cioè indicizzata, come fa vedere la lista. Posso attivare l'opzione guest, cioè un guest non loggato. Può avere accesso a questa risorsa? Sì. Questo potete dire anche no, cioè sapete, ci l'eredità di permessi è una cosa fondamentale, perché è vero che la cartella sia creata con un certo set di permessi, no? Per il gruppo, per l'utente e per gli altri, ma quando io all'interno di quella cartella creo file o cartella, con quali permessi viene creato? O con gli stessi permessi della cartella madre, o posso creare delle maschere. Per dire, le nuove generazioni di file o cartelle per creare questi particolari permessi. Più un'altra serie di cose, fra cui ZFS-ACL, ovviamente funziona solo se il volume montato è ZFS, e fa la gestione access control list, classicamente aggiungi, apre le modifiche. Quindi questo percorso è stato montato con questo nome, questo momento ed è esplorabile ed è accessibile da un utente ospite. Se tutto è fatto per bene, come soltanto questo qua, e soprattutto se la mia macchina Zorin reale non abbandona niente della nostra vita, ma è un casino, si permette pure, sai che poi fatta lo tu per esempio creato e cambiare le fasti test di realizzare una condizione salva, una condizione effetti più di quello delle cose. Allora mi loggavo con gli indirizzi B, come utilizzano salva. Se non mettevo, vedevo, leggevo, sentivo. Effettuavo lo smontaggio. Quando mi ricordate un FTP, non si mette crash il sistema, ma cosa è stupido? Già forse. Allora, già come vedete, abbiamo una navigazione tra le periferiche di rete, perché abbiamo attivato vediamo la scoperta, lo vediamo proprio fisicamente, ci possiamo già accedere. Mi ritrova la connessione che si chiama 5 e mi fa accedere, dito c'è qui. Da qui controlliamo che effettivamente nelle proprietà nei permessi non ho. Però posso provare semplicemente a rinominarlo, giusto? Io adesso sono un utente anonimo. C'è stato l'altro. E dice che non ho permesso per modificare questa rinominazione. Perché? Scusa, ma perché non era in lettura e scrittura? È l'ospite. Fammi andare a vedere che è successo. Ah no, cavolo, è vero. Il pubblico non può scrivere, è disabilitata l'opzione semplice. Abilitato, cambiamolo. Proviamo a modificare, siamo a punto. Vabbè, questo è per il problema di qui prima. No, proprio ti sei scusato di abilità. Ho pensato di farà? Sì. Ah, non ce l'ha. Anche ora non è qualcuno ad aggiungere il sistema, è andato in permessi. Non ce l'hai permesso. No, è soltanto questione di refresh di protocolli di rete. Comunque non c'è fatto, vedi, non c'è. Sì, sì, era QR, sono tutti quanti lettura e scrittura, per il proprietà, lettura e scrittura per il gruppo, lettura e scrittura per questo. Se magari smontiamo il volume, non fa poco smontare, va bene. No, fa poco si quindi crash e si prende, sta crashando, insomma sta crashando. Allora, questa è la virtualizzazione? No, 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 assolutamente, no, questa è la zona. Allora, qualcuno ha detto 5 zone, non lo voglio provare, perché sono su una macchina che non usavo mai. Che test ci potevo fare? Niente. Ho detto, ma lo uso, ma non ci importa, che è un po' quotidianamente così.
ma stiamo effettuando connessioni. Stiamo effettuando connessioni anonime, poco sicure, è tutto così. Aumentiamo un attimino il grado di difficoltà e soprattutto di sicurezza. Facciamo in modo che l'autenticazione obbligatoria, ovviamente con utenti locali, perché non siamo sotto ambiente magico, cioè non possiamo utilizzare tutti i restanti. L'utente locale che scrive, per bisogno, se ne è una cosa, per locale, ti devo riconoscere. Devo sapere chi sei e cosa vuoi fare. Quindi abbiamo bisogno di creare un utente. Prima magari con un gruppo, con altro. Viene assegnato un ID univoco e incrementale. Perché deve essere univoco, ovviamente, per fare riferimento a che le persone appartenenti al gruppo 1001 devo poter identificare univocamente. Non ci sono un gruppo con lo stesso tipo. Per le espressioni, forza ragazzi. Applichiamo la modifica. Adesso il sistema conosce un gruppo che si chiama Audi. Popoliamo di persone. Chi ha la testa del nome per alzarsi la mano? Senza tessera non possiamo aggiungere. Per piacere. Nome Peppe. Nome completo. Password Peppe, anche in questo caso l'ID utente è univoco, è un incrementale, vado assegnando al sistema per chi deve essere univocamente, eccetera, eccetera. Mi fa scegliere anche con che shell predefinita l'utente scrive locale. Io scrivo sempre la bash o bash. Piace bash? Gli posso dire anche a quale gruppo primario appartiene. Ovviamente Peppe fa parte del nome. E gli posso indicare anche lo stesso utente può appartenere contemporaneamente a più gruppi che fanno cose diverse in ambiti diversi. Quindi c'è questo menu dove sono presenti tutti i gruppi attualmente creati e presenti sul sistema. Posso scegliere anche più di uno a prendere il corpo. Per cui Peppe, oltre a appartenere con il gruppo di account, è anche un admin e può fare anche operazioni di FTP, ad esempio. Niente, ti devo dire tutte cose, aspetta, solo un album e basta. Posso scegliere anche quale cartella di default appartiene a quel utente, e quella cartella ovviamente sarà la tua scrittura e esecuzione per quell'utente. Questo è molto comodo quando per esempio. Si può fare le quote per gli utenti, sì. Assolutamente. Ovviamente non così semplice, però semplicemente esatto. ZFS è molto, sempre molto laborioso da realizzare con dei pool dei dischi virtuali, però associare pure. Dicevo, questa DFTUM, ciascuna per utente, è un passaggio in meno quando per esempio all'interno di una struttura aziendale c'è la segretaria che deve accedere soltanto alla sua parte. Anziché creare una segretaria, escludere tutti, dare soltanto alle letture scrittura, tutti questi passaggi sono di più. Perché io dico sempre, questo utente personale che si chiama segretaria ha una cartella la sua, quindi basta. Adesso, se sempre la famosa zona di quando cercherò di collegarmi a quella condivisione, che non è più libera, come può essere anche libera nel senso che tutti gli utenti possono leggere e scrivere, ma già sapete gli utenti chi è. Quindi mi deve dire username e password. Molto banalmente, username e password. Beh, te pare io. Thank you.
realtà in questa fase non mi ha chiesto ancora se ne è cosa, se non sbaglio, nella condivisione avevo detto che era possibile l'accesso agli utenti a sì, c'era la condizione di per cui nel servizio, nelle condivisioni vedi ospite sì, se io metto ospite no, Giuseppe Cito. No, Peppe, Giuseppe Cito è il nome completo. Adesso dice che non conosce questo tipo di cartella, cioè questo tipo di risorsa, cioè una cartella, non sa come aprire una cartella. Ma è un problema della responsabilità. È un problema della responsabilità. Tra poco si dice, ha detto quello che è una cartella e te la apre pure. Questo è il vostro
c'hai già tu rule over there, se no comincia, dove andare sulla scaricare, oppure se no io c'ho già il file forward, ce l'ho sulla scrivania magari, ce l'avevo, se non ce l'ho più, se non mi ha fatto, me lo seleziono, diciamo che è questo, e sì, lui non fa altro che prendersi quel file forward, lo mette in codice, ma chi si, ma dove stai là? E poi esce semplicemente la lista di file, questa scarica. Posso mettere in pausa uno, tutti, li prendete uno, li prendete tutti, e mi dice anche la velocità di questa scarica. Si può stare la velocità? Sì. Si può nella configurazione dei servizi. Certo. Ecco, massima ampiezza di banda. E anche la banda massima in trasmissione, ovviamente qua nessun valore è visto perché non sono raramente obbligatori, che non sono in grassetto, posso anche non metterli, in assenza dei quali prende per infinito entrambi i valori. Ovviamente la configurazione a casa mia è 0 e blank, però si può fare. E poi guarda, funziona benissimo. Se configuri che sulla porta non mandano a nulla, dalle 0 ci puoi scegliere, fai qua e scala. Come fai tu? Ragazzi, è un po', c'è anche il web server, identicamente, mobility, quale protocollo, HTTP o HTTPS, su quale porta, se non la lasci bianca la prendi 80 di default, ma potrebbe andare in conflitto con l'80 di questa attuale, la prendi di configurazione, quindi bisogna andare con l'altro. Consiglio di interessati appassionati, lasciare 80 qua per navigazione HTTP del tuo server e cambiare quella là ovviamente per accesso alla configurazione. Esegui come questo è contento. Vuole una cartella nella quale deve trovare almeno un file che si chiama index.html minimo. La cartella di upload qual è? Se il tipo di autenticazione salva. Adesso andiamo sul nostro bel browser, ci togliamo l'indirizzo, interroghiamo la porta stampa 80, siamo nel nostro web server. Questa è come un numero 404, ci suggerite, non trovo l'index, perché se non fosse correttamente configurata in esecuzione, cioè con disabilito, l'errore sarebbe questo. Quindi voglio aprire un errore buono. Si possono fare 100 miliardi di miliardi di cose, ma ci vorrebbe perché molti servizi usano un port. Sì, c'è in Google per installare parecchie applicazioni extra, assolutamente sì. Se a livello di RAM, poi quanto non a livello di RAM? Te l'ho detto prima, a livello di RAM, più cose fai, la RAM non fa, se ce la vedi, non è anche se, differentemente dalla disk, anche se pensi che la RAM non ti dà la certezza, sicurezza, non ce la stessa. Crash il sistema, non vedi niente, chi la parte la butto definitivamente e tengo in mano. Da un attimo a volare con la lente. Sì, ti voglio semplicemente ricordare che questo appunto è ufficialmente finito il quadrifico di workshop con l'università di Napoli, però mi vedo comunque in alto una situazione molto attiva, che come minimo si vede una volta una settimana una strada. Pensare a questa di Giappone. Attualmente non abbiamo niente di programmazione, almeno stanotte alle 4 non me ne sono venuti in mente, ma sicuro stiamo già parlando pensando che Linux è 2014. Siamo quasi per finire, ma questa sta quasi finendo. Saluti, ringraziamenti e bla, ma sicuro devo ringraziare oggi Dino Milo Bevasci per fare andata a fare Marenne, a Marco Ferini per la mano assistima a computer che stanotte alle 4 non ha abbandonato. A Claudia perché io non sono visto il primo livello dopo 3 anni che non mi ero più lontana. A tutti i ragazzi del Nau, abbiamo quasi finito, io sono di solo, se sono di insieme potete trovare qualsiasi cosa. Abbiamo usato un po' di roba, abbiamo usato la prima volta. Grazie. Che tipo di installazione vuoi fare? Dove la vuoi fare? Se non ha potere?
diceva voglio fare la seconda flash, ok, e basta. Dice dovevo questa non c'è una flash, sta e tale scarpa, perché questa era una live, non ci può essere partita, anche più non c'è una live. Qui spegnerò brutalmente 8, lo spegnerò veramente 5.